Venditalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand di Beretta Piatti Freschi Italia con una serie di novità e di primizie per il nostro palato che, credetemi, a quest'ora della giornata ci fanno soffrire un tantino. Scherzo, naturalmente, ma è un motivo per decantare le bontà che abbiamo trovato in questo stand. Ne parliamo con Luca Zamponi, responsabile commerciale del Fuoricasa. Luca, bentornato. Buongiorno a tutti, ciao Fabio. E con Emanuele Galiano, il brand manager senior dell'azienda. Buongiorno e benvenuto anche a te. Buongiorno a tutti, grazie, buongiorno. Allora, intanto cominciamo da te, Luca, descrivici ciò che puoi, ciò che riesci a spiegarci, quelle che sono tutte le novità che l'azienda presenta quest'anno a Venditalia 2022. Io anticipo innanzitutto che sono davvero tante, tantissime. D'altra parte, in quattro anni, in questa pausa lunga tra un Venditalia e l'Aro e l'altro, voi non siete restati con le mani in mano. E quindi cos'è accaduto? Allora, innanzitutto la cosa più bella penso che sia rivederci qua tutti assieme dopo quattro anni, anche perché la manifestazione mancava e il Venditalia è veramente molto importante per questo canale, quindi penso che questa sia una delle cose principali. Per quanto riguarda noi direttamente, fortunatamente siamo riusciti ad inserire il marchio Beretta, quindi a fare un rebranding del vecchio marchio Viva la Mamma, quindi abbiamo dato un po' di vitalità, di novità su questo, questo tipo di marchio. Assieme abbiamo utilizzato nuove ricette, nuovi pani e di novità ne abbiamo veramente tante. E vediamo quindi di farcele dire a questo punto in modo quasi cronologico, speriamo che ce la faccia perché sono davvero tantissime, dal brand manager in capo. Sì, allora, come ha anticipato Luca, abbiamo diverse novità che abbiamo presentato per la fiera, partendo da quella che è l'allargamento della gamma Tramezzino Più, quindi la gamma tra l'altro anche vincitrice del premio prodotto dell'anno quest'anno 2022, che oltre ai salumi si allarga anche a Littico con il gusto salmone maionese e tonno maionese pinne gialle, quindi un allargamento di quella che è la linea caratterizzata dal pane bianco senza crosta e una farcitura 60% di farcitura e 40% pane che caratterizza proprio la linea Beretta Tramezzino Più. Sempre sulla linea Tramezzino Più, una grande novità è stata quella di portare quella che è la nostra co-marketing con Philadelphia all'interno del mondo Beretta Tramezzino Più e quindi del mondo dei tramezzini, facendo un rebranding di quelle che erano le ricette Viva la Mamma a Philadelphia, ma migliorate perché portate con sempre il pane bianco senza crosta e la percentuale di farcitura rispetto a quella del pane nelle quattro caratteristiche referenze, quindi tacchino, cotto, tonno e salmone. Parlando sempre di tramezzini, poi oltre al formato 140 grammi che ha caratterizzato queste novità, abbiamo anche allargato quella che è la gamma di monoporzione, quindi di 65 grammi per quei consumatori che non vogliono solo un sostituto del pasto, ma vogliono anche un tramezzino che possa funzionare da snack o tra i pasti. Ed è per questo che sempre con il Tramezzino Più abbiamo lanciato due referenze, proprio presentate in anteprima in fiera, dedicate al canale vending, che sono un cotto e maionese, un tacchino e maionese, sempre caratterizzato ovviamente a tutte quelle che sono le caratteristiche che vi ho spiegato prima del Tramezzino Più. Per quanto riguarda poi il mondo snack, presentiamo anche quest'anno alla fiera per Viva la Mamma invece quattro panini nuovi che abbiamo definito panini trendy perché sono caratterizzati da uno studio di pani differenti, quindi una schiacciata ai grani antichi e un filoncino con un mix di semi che insieme a delle farciture che compongono ad esempio la cotto e crema di zucchine piuttosto che salame e crema di peperoni, quindi l'utilizzo non solo di maionesi ma di salse, ha portato anche la gamma dei panini Viva la Mamma ad allargarsi e a poter soddisfare sempre un maggior numero di consumatori. Emanuele, a questo punto ti faccio una domanda che tutti dall'altra parte vorrebbero farti. Ci spieghi come nascono le nuove creazioni di Fratelli Beretta Piatti Pronti Italia? Allora, è uno studio che ovviamente parte da quello che è lo studio del consumatore, quindi andare a capire quali possono essere le esigenze dei consumatori in linea con quello che è un po' l'evolversi anche dell'abitudine dei consumatori, a maggior ragione nell'ultimo periodo dove dopo un'emergenza sanitaria che comunque ha
colpito molto il nostro settore, quello dei piatti pronti, e oggi diciamo una difficoltà un po' più generalizzata, come tutti sappiamo, legato al contesto politico, ci porta veramente a continuare a interrogarci sul consumatore, come può cambiare, e quindi poi lavorare insieme con il reparto di produzione, ricerca e sviluppo per poter creare quello che possa effettivamente poi essere un prodotto da poter presentare e quindi da poter poi soddisfare le esigenze dei consumatori. Grazie, grazie Emanuele. E dunque Luca, questi ultimi due anni, quelli in cui abbiamo tutti subito un po' di conseguenze di ogni tipo per via dell'epidemia, per via dell'emergenza sanitaria, che cosa hanno suscitato in voi per il reparto commerciale? Quali problemi sono stati creati in realtà nella sezione commerciale per la distribuzione anche del prodotto? Sì, diciamo che di sicuro la pandemia ci ha bloccato nella prima fase. Fortunatamente siamo anche riusciti comunque a prenderci delle parti di mercato che prima non avevamo, e quindi siamo comunque riusciti sempre a lavorare. Questa è stata comunque una cosa che anche l'azienda penso abbia apprezzato in maniera particolare, e questo ci ha aiutato oggi a essere qua con uno spirito ancora di crescita e di voglia ancora di migliorare più di quello che facevamo già prima. Quindi siete riusciti a dare compattezza allo staff produttivo, a quello distribuito, a quello degli agenti, e quindi restare sempre vicini alla vostra forza clienti. Esattamente, hai detto proprio le parole giuste, quindi questo ci ha aiutato, e penso che comunque chiunque collabori con noi possa riconoscerci questo fatto. Luca, grazie, grazie ancora, grazie per il prezioso contributo. Grazie a voi di tutto e buona giornata. Grazie Emanuele, noi ci risentiremo prestissimo per scrivere su Vending News, la rivista bimestrale della distribuzione automatica, per poter riportare tutte le novità che presto presenterete al mercato. Grazie a voi, assolutamente, grazie. Amici, noi continuiamo, perché qui a Venditalia 2022 le novità sono davvero tantissime.